ragazzi, che ben ritrovati nel mio canale. Sono qui oggi, signori, di nuovo su MotoGP. Non mi ricordo neanche più che episodio siamo, perché mi sto registrando tantissimi. Tra un po' esce il numero 3. Io sono già al 12-13, non mi ricordo. Ragazzi, mi è arrivata un'offerta di uno sponsor o di un team, e io sicuramente cambio team perché non mi piace. Ho già dato un'occhiata in giro. C'è questa qua che mi ispira, che non è male come prestazioni di squadra. Questa no, ovviamente devo puntare al massimo. Ah, io Motorsport, che boh, non lo so. Questa non è male. Guardo l'estetica, se le prestazioni sono al massimo. Guarda l'estetica. Io direi di andare con l'Estrella Galicia, raga. Siamo a Jerez. Tra un po' c'è il T1, raga. Dobbiamo essere veramente in grado di arrivare fra le prime posizioni. Adesso vediamo se cambiando team cambia qualcosa la mia moto, perché ho una guida troppo, troppo sporca. Raga, io in MotoGP a livello così, solo che con il livello di avversari rivali, vado molto, molto meglio. Non capisco per quale motivo. Signori, se andiamo in pista e vediamo di fare la prima sulle due qualifiche. Prove per le qualifiche. 1.45 faccio. 1.46. Ok. Torniamo ai box e vediamo come vanno gli altri. Che se va male qualcosa. Cazzo, girano su 1.44 loro. Mamma mia, raga, in prova veramente mi fanno veramente tanto troppo il culo, eh. Bella sta curva, va bene. Settimo. Perfetto, settimo, raga. Siamo arrivati settimi. Vediamo se qualcuno mi supera. Ok, signori. Partiamo in terza fila. Non ho voluto usare i punti dati pacchetto perché voglio usarli nella prossima moto. Però non so ancora se mi rimangono, anche se ho usato questa moto qua. Però voglio rischiare, voglio provare a rischiare, ragazzi. Ottima partenza. Scusami, bomber, se t'ho preso un po'. Però voglio essere aggressivo in questa gara qua, non voglio sbagliare. Ho fatto una buona prova. La Moto 2 sono proprio dei cani, raga. Comunque in Moto 2. Bisogna che vi levate dal cazzo, dovete lasciarmi stare. Fatemi fare la mia gara, senza rompermi le palle. Ok, 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 tutta birra, tutta birra, tutta birra. Bella sta curva. Folger, sto arrivando, I'm coming. I'm coming your ass, bitch. Fatta un po' maluccio sta curva. Ok, va bene, l'erba non fa niente. Adesso mi sto anche un po' abituando a frenare dove ci sono le righe, raga. Così evitiamo di... tra un po' togliamo anche gli aiuti. Ancora non mi sono abituato senza aiuti, raga. Questa è una cosa che mi rema un po' contro. Ma perché io non riesco a fare queste curve qua? In Moto3 le facevo da Dio quelle curve lì. Vai Gabo, sei sesto. Dai, non ti distrarre, Cristo santo. Ma quelli là non si stuccano prima o poi? Presa troppo interna. Troppo interna, raga, la rifaccio. Troppo interno, non posso permettermi di sbagliare. Ancora non ho usato nessun coso. Meno male, qua. Beh, giusto che dopo la prenda troppo esterna. Ma vabbè, dai. Non c'è su niente. Oh! Io non ho più la possibilità di recuperarli. Cioè, nel senso, io mi ricordo che in Moto 3. Beh, no, dai, qua un po' li ho recuperati. Sì, Gabbo, sì, Gabbo, sì, Gabbo, sì, Gabbo. Bravo, bravissimo. Grande. Guarda, 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 Folger, come lo fai qua. Ok, quinto. Va bene. Rabat. No, 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 no. Non puoi scazzare adesso, Gabbo. So che sai la pressione di Folger, ma fai finta di niente. Fai finta di niente, Gabbi.
Guarda che l'hai un po' allontanato, va bene. No, 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 no. No, 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 no. Così no. Sta curva qua. Madonna santa. Sta curva qua perdo sempre un bordello, raga. Perdo sempre un bordello. Ma perché? Perché è cascato? Che non è mai cascato fino adesso? Sono le gomme? Che sono rovinate? Ok. Folger, mamma mia. Ok che sei mio compagno di squadra, però... Avessi l'occasione ti avrei già sbattuto fuori. Il piedino non si può mettere. Vabbè. Sempre fatta da Dio sta curva. Mo che mi serve farla bene, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Era il mio biglietto da visita per arrivare almeno... Adesso mi sorpassano anche questi. Mamma mia, mamma mia. Io a Folger ce l'avevo dietro. Guardate adesso quanto distacco mi ha dato. Cazzo, avevo visto quello là fuori. Santo Dio. Guarda se arrivavo. Ero davanti a Folger. Arrivavo quarto. Arrivavo quarto. Vaffanculo. Ragazzi, andrei subito a fare anche Le Mans. Oggi doppio gran premio. Eh sì, perché oggi me la sento così. Siamo a Le Mans, signori. Vediamo un attimino i loro tempi. Facciamo andare avanti. Ok. Andiamo subito a fare il nostro giro. Ok. Primo. Andiamo, signori. Meno due decimi. Grande. Oh, la nostra prima pole, mi sembra, eh. Gabriele Gaiba, prima pole, signori miei. Grande, il Mugello si avvicina, quindi possono arrivare altre offerte, eh. Mamma mia, che brutta partenza. Non è vero, non è vero, dai, siamo primi, siamo primi. Ancora non ci hanno superato, raga. Stranissima, eh. Stranissima come cosa. A Calli. Ok, meno male che non mi ha dato la penalità. Ma veramente sbottavo, raga. Vediamo come ci comportiamo in sto circuito qua. Sarà abbastanza bene, eh. Bruttissima curva questa, raga. Bruttissima curva. Anche questa molto brutta. Qua mi hanno recuperato un tot, raga. Ho frenato troppo. Che cazzo, è possibile che io non ho una linea di mezzo? Ma qua gli ho recuperato un sacco, raga. Se ci can qua le faccio molto bene io. Ok. Voilà, mamma mia se mi sono dietro, raga. Che bella curva! Che cazzo.
Mamma mia, se mi prendono il rettilineo, vabbè, normale, c'è una scia. No, 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 no. Qua raga, sono andato molto lungo. Ehi! Vabbè, sono stato qui io, tagliare la strada. Ma ho voluto usare il replay, raga, perché non mi sembra il caso. Cioè, perché ho fatto male, una cura, potevo farla meglio, solo se sbaglio. Zarco, Zarco, Zarco. Sai che sono un pilota aggressivo, Zarco. Stammi lontano, stammi lontano, Strunz. Adesso questa me la devi spiegare però, Madonna che probabilità al naso. Questa me la devi spiegare. Allora, io ho frenato dove? Qua. No, no, dai! Ma che cazzo, ma se... Io non so se è colpa mia quando faccio di ste cose. Allora io mi incazzo. Io mi incazzo e basta. No, raga, però questa devo vincerla. Non posso farmela portare via questa. Guardali, guardali. Madonna, mi scoppiassero le gomme a tutti quanti. Porco due, porco. Raga, sono cattivi un tot comunque. Cattivi impestati. E a me queste situazioni non piacciono. Mamma mia, sono concentrato. Volete capire, raga, quanto cazzo sono concentrato? Dobbiamo andare a prendere Zarco. Devo guardare, raga, nel rettilineo quanto cazzo vanno più forti di me. Ma dai, ma sempre per quel cazzo di gas in più, santo Dio. Ok. No, 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 occhio. Non potete capire quanto cazzo è sudata la levetta, raga. Raga, l'ultimo giro. Raga, l'ultimo giro. C'ho Zarco qui. Ho Zarco qua davanti. Ho Zarco qua davanti. Ci siamo separati come gruppo. Gli ho toccato la... Madonna santa. Mamma mia. Era perché, raga, a me fa più male che bene una situazione così. Perché io ho troppa fretta poi. Raga, stavo per cadere, non avevo più replay, Sarei stato un coglione di prima categoria. Raga, adesso vedete che sbaglio ancora. Guardate, perché io voglio prenderlo. Mi faccio prendere dall'euforia. Io non capisco nella realtà come cazzo facciano, raga. Ok. Raga, manco 4 curve. Mamma mia. Ha vinto lui. Ha vinto Zarco, signori. Però siamo arrivati secondi. Va benissimo. Va benissimo così, ragazzi. Un bel pollicione, mi raccomando. Un bel mi piace. Dobbiamo aumentare. Dobbiamo aumentare con la gara. Oh, con la moto. Raga, siamo quarti. Io vi saluto e vi ringrazio. Io vorrei registrare già l'altro video. Ne ho fatti 3 di fili, praticamente. Perché ho troppo voglia, ragazzi. Mi piace troppo, voglio giocare. Qui da Gabriel Square è tutto. Lasciate un mi piace, commento, iscrivetevi. Bella.